Bentrovati ad un nuovo appuntamento di A tu per tu, la nostra trasmissione in compagnia sempre di Davide Faltoni e poi adesso vi Buonasera a faremo vedere tutti. chi è l'ospite di questa settimana che vuole insomma un po' portare una discussione diversa, eccola qua, sindaco di Civitella Ginetta Menchetti, nel mondo diciamo politico, aretino e non solo. Ecco, avrete forse già capito di che cosa parleremo in questa puntata, ma non solo, perché poi, insomma, Ginetta è anche un sindaco, quindi le chiederemo anche notizie, ecco, ovviamente dal punto di vista della sua amministrazione, però, insomma, sono appena passate le elezioni provinciali, il 31 di ottobre scorso, e la provincia di Arezzo, dopo circa, credo, una settantina di anni, è passata dal centro-sinistra al centro-destra. Il nuovo presidente della provincia di Arezzo è Silvia Chiassai, era la candidata appunto del centro-destra, mentre Ginetta Menchetti era la candidata del centro-sinistra. C'è da fare una precisazione, perché devo dire che alcuni cittadini ce l'hanno ancora chiesto, il che significa che non è ancora ben passato il messaggio di cosa oggi sia diventata la provincia, no? E cioè, Davide, magari questo lo chiedo a te di spiegarlo un pochino più nei dettagli, un ente di secondo livello. Ecco, intanto dal punto di vista elettorale, che vuol dire secondo livello? Ma vabbè, ce lo può dire anche la nostra sindaca, ma ecco, allora questa fa parte di quel pacchetto che, ahimè, Renzi e quell'esecutivo e quella, diciamo, quella classe politica aveva immaginato per il nostro paese insieme alla riforma costituzionale. E ora io spero lei non me ne voglia, ma dico meno male che la riforma costituzionale non è passata, perché se i risultati erano quelli della riforma delle province eravamo veramente messi male. E, cioè, praticamente le province cosa sono diventate non si sa più di preciso, perché da un lato è una riforma nata veramente coi piedi, perché inizialmente erano convinti di poterle abolire, poi stranamente, leggendo la Costituzione, dopo che avevano fatto tutto, si sono accorti che nella Costituzione è identificato anche le province, quindi non era possibile con una legge ordinaria eliminare le province, ma questa la dice lunga sulla capacità riformatrici di quell'esecutivo. E quindi cosa hanno pensato di fare? Hanno agito sulla legge elettorale delle province e poi soprattutto gli hanno tolto i finanziamenti, cioè i trasferimenti che lo Stato faceva alle province, e poi ha tentato di togliergli anche le competenze, cosa che anche quella non è stata possibile fino a fondo, perché c'erano alcune cose Esatto, che non era possibile sono trasferire rimaste. alle regioni. Quindi è venuto fuori, io direi, veramente un mostro, perché veramente non si capisce bene. Ora, negli ultimi tempi sono stati fatti di nuovo dei trasferimenti, praticamente le province gestiscono un po' di scuole e un po' di strade. La loro funzione è quella di, quelle poche risorse che gli vengono date, di manutenere queste strutture. Queste strutture. Ecco, ente di secondo livello vuol dire anche che diciamo, a votare non sono i cittadini, come è avvenuto nell'ultimo mandato di Roberto Vasai, quello appunto eletto dalla cittadinanza, ma sono i consiglieri comunali e i sindaci. Infatti, Roberto Vasai Ah, era ti interrompo, perché il Senato doveva essere eletto nello stesso nella identico stessa modo. maniera. Dopo con Ginetta ne parleremo, perché quello che è successo a lei poteva succedere chiaramente Ai candidati al Senato, insomma. No, il Senato veniva eletto nello stesso identico modo in cui si elegge le province, quindi non più dai cittadini, ma da eletti in altre, quindi nelle regioni, eccetera, eccetera. Infatti, una delle ultime parole di Roberto Vasai nella sua carica di presidente della provincia sono state proprio: spero che, insomma, la provincia venga di nuovo eletta dai cittadini. Ecco, Ginetta, domanda di rito, intanto se ti aspettavi che insomma finisse così, tant'è che nei voti diciamo secchi avresti vinto tu, nei voti assoluti, cioè hai preso più voti, ma la riforma del Rio prevede il fatto che i comuni più grandi abbiano un peso diverso e quindi comunque nella ripartizione poi ha vinto la tua avversaria. Te lo aspettavi?
Assolutamente no, in modo particolare non con queste modalità, quindi diciamo che quando concorriamo possiamo vincere, possiamo perdere, questo sta nel gioco, quindi poteva essere una delle possibilità, sapevamo che i margini non erano tantissimi, ma assolutamente era impensabile, inaspettabile una modalità di questo tipo, si può perdere ma non così. Ecco, perché non così? Che significa? Cioè, qual è la cosa che ti ha più destabilizzato, insomma? Esatto, perché come ricordavate voi, la provincia è un ente di secondo livello, quindi non sono i cittadini che vengono a votare per scegliere il proprio presidente, ma è un corpo elettorale ben definito, che a sua volta è stato eletto dai cittadini. Nel momento in cui un consigliere viene eletto dai propri cittadini, viene eletto perché nei suoi 5 anni di legislatura possa adempiere a tutti gli obblighi che sono previsti, ma soprattutto lo possa rappresentare in determinati momenti. E quello della provincia è un momento in cui il cittadino, non potendosi più esprimere direttamente, auspica che possa esprimersi attraverso la persona che ha eletto in quel consiglio comunale. Qui non è andata assolutamente così, perché ci sono consiglieri del centro-sinistra che non sono recati al voto per motivi più disparati, e c'è un consigliere sempre di centro-sinistra che si è recato al voto ma non ha, diciamo, seguito quello che era l'input che il cittadino gli aveva dato nel momento in cui lo aveva inviato in consiglio comunale a rappresentare quel centro-sinistra con quei valori, con quei principi e quegli ideali, votando scheda bianca o ancora peggio probabilmente votando centro-destra. Quindi secondo te hanno più tradito il mandato dei cittadini piuttosto che insomma non dare fiducia alla tua persona, ecco perché. Assolutamente sì. Io ritengo questo, che in primis hanno tradito i cittadini che si erano esposti e avevano appoggiato quindi le loro candidature nel momento in cui gli hanno permesso con il loro voto di entrare in consiglio comunale. Poi in secondo luogo chiaramente hanno tradito me perché io avevo messo la faccia, il mio impegno, la mia serietà assieme a tutta la squadra che aveva lavorato con me per mantenere la provincia continuando a valorizzare determinati principi, determinati programmi, determinati ideali, quindi io credo che questa sia una cosa gravissima da un punto di vista politico, non tanto personale mio. Io faccio il sindaco, mi sono messa a disposizione dei miei cittadini per la prima volta nel 2011, lo faccio con spirito di servizio, mi è stato chiesto questo dal mio partito e con lo stesso spirito di servizio, sapendo che era una partita difficile, mi sono messa a disposizione. E probabilmente la politica è altro oggi, me ne devo rendere conto in modo molto amaro, ma questa è una politica che a me non appartiene. Ecco, insomma, devo dire che già come primo, tra virgolette, sfogo, ma poi lo possiamo forse neanche chiamare così, insomma, sono parole piuttosto dure. C'è stato un terremoto vero e proprio, no? Dentro il Partito Democratico, insomma, vi dovete un po' rivedere internamente, il segretario insomma, sta riflettendo, ecco, sulla possibilità di dimettersi. Insomma, non lo so, mi verrebbe da chiedere chi ha tradito chi, secondo te, visto che appunto tu dici la politica oggi è qualcos'altro. Nel senso, secondo te, sono stati più traditi, diciamo, i cittadini nei valori proprio della sinistra, quella, no? Dei valori fondanti, oppure oggi il modo di fare politica è cambiato? Cioè, quindi, dov'è il tradimento secondo te più brutto e da mettere più in evidenza? Allora, in questa fattispecie sono stati traditi i cittadini in primis, perché non è stata, diciamo, mantenuta quella che era la volontà che avevano espresso nel momento dell'elezione al Consiglio Comunale. Poi c'è da fare una riflessione su quella che è la politica oggi. Probabilmente non è più la politica di alcuni anni fa, dove c'era un partito che era un partito di riferimento all'interno del quale discutavamo, ci confrontavamo in modo anche qualche volta duro, però una volta che la maggioranza aveva preso una decisione, quella veniva portata avanti. Poi vorrei anche chiarire un'altra cosa, che la direzione del mio partito aveva votato all'unanimità questa mia candidatura. C'è stato e questa mia candidatura mi è stata richiesta, non è che mi sono proposta, perché io ho anche tanto da fare nel mio territorio, lo faccio con grande impegno. Quindi, voglio dire, cioè, non è che Menchetti si era proposta per particolari ambizioni, niente. Mi è stato chiesto questa cosa e io mi sono messa a disposizione, richiedendo come unico elemento quello della lealtà e dell'onestà da parte di tutti, che era arrivato, diciamo,
così in prima battuta, poi però nel giorno dell'elezione, nel fatidico 31 ottobre, probabilmente qualcuno aveva maturato un'idea diversa. Sì, ecco, ma se io ho letto qualche analisi, qualcuno che sostiene che sia l'ennesimo scontro all'interno oramai del Partito Democratico tra la parte proveniente dalla Margherita e quindi riconducibile ai renziani e l'ex parte di sinistra che sembra oramai quasi scomparsa. Quindi è possibile che questo scontro che c'è, cioè parliamoci chiari, le difficoltà che ci sono state, mi sembra che ci sono tuttora, fare un congresso nazionale, individuare il nuovo segretario, nascano tutto da qui, quindi il ruolo di Renzi e il ruolo degli anti-renziani. Ecco, cioè non è che lei è caduta in questo scontro e in questo stato di confusione che c'è, perché insomma non è che possiamo negarlo. Allora, quello che penso, io vi dico quello che penso che in questa partita non si tratti neanche di un'operazione di questo tipo, che spesso abbiamo visto invece in altre circostanze. Qui si tratta proprio di un disegno, probabilmente personale, molto personale. Nei suoi confronti? Nei confronti del centro-sinistra, no, non nei miei, cioè non ne faccio una questione personale, assolutamente, questo lo scagiono, perlomeno questa è la mia idea, l'idea che mi sono fatta nei giorni successivi. Probabilmente qui c'è un disegno molto personalistico del soggetto che ha deciso poi di virare su questo tipo di operazione, ben cosciente che comunque sarebbe stato evidente. Serviva per colpire i renziani o no? Tanto no, secondo me no. Qui non è una questione allora di renziani contro. Chi non si è recato al voto, chi ha votato a peggio, chi assai, oppure scheda bianca, per quale motivo l'ha fatto? Per interessi personali, probabilmente sta dentro il centro-sinistra. Ha contrattato con il centro-destra? No, io questo non lo so, non me lo potete mettere in bocca, come si suol dire. No, probabilmente comunque ha degli interessi che sono trasversali o degli interessi che stanno maturando forse verso il centro-destra, per cui non palesandosi in modo come avrebbe dovuto fare, trasparente, corretto, come si fa, perché io penso che nella vita e anche in politica si può cambiare idea. Chi non cambia idea forse ha anche dei limiti, però va fatto della massima trasparenza e correttezza. Probabilmente qui si tratta di un soggetto che sta virando a destra e quindi ha cercato di contribuire quindi a far vincere uno la dei destra. Consiglieri del comune d'Arezzo. Voglio dire, su questo è inevitabile, cioè io non voglio, lo vedremo neanche presto, voglio, nelle file del centrodestra. Io non lo so questo, neanche voglio fare la caccia alle streghe perché non mi interessa, sento nei giornali mille commenti in questi giorni, ipotesi, il PD non sta facendo un'analisi politica ma sta facendo la caccia alla strega, che è stato, cioè di analisi politica qui c'è ben poco, perché non essendo l'elettorato i cittadini, essendo un elettorato che è bene inquadrato, cioè analisi politica, cioè qui c'è solo un'analisi personale di un soggetto che probabilmente in questo momento ha interessi diversi, quello di appartenere a una coalizione di centrosinistra, quindi sarebbe molto più onesto alzasse la mano e dicesse bene, da domani io mi sposto su questo per questi motivi. Io sono abituata a lavorare così, però purtroppo mi rendo conto che la politica oggi non è questo, è altro, è lavorare nei sottofondi e fare cose trasversali nel massimo silenzio, e poi si arriva anche a pugnalare il tuo candidato in modo palese, che poi il Comune di Arezzo, essendo in fascia unica, non è che poteva essere questo voto mescolato con altri comuni, cioè è fascia unica. Visto, sono solo loro che valgono 893, a differenza di tutto il resto che siamo su fasce dove ci sono 5-6 comuni che si equivalgono come valore, esatto. Certo. Quindi era meno identificabile, quindi, se era in quel comune. Cioè lì. Qui ci vorrebbe più che un'analisi politica, forse uno psicologo per capire cosa in quella testa ha girato in quel momento in cui ha fatto il voto, si è recato alla votazione. Allora, cioè, non c'erano elementi che facessero presagire a un atteggiamento di questo tipo, non c'erano assolutamente. Durante il percorso, il lavoro, non era emerso niente di tutto questo, quindi è veramente poco spiegabile.
C'è stato anche un comunicato, però ora gli facciamo rispondere dopo la pubblicità, della segreteria di Rifondazione Comunista. Erika Rampini, tra l'altro assessore anche del comune di Monte San Savino, la nomina a segretaria è piuttosto recente, dove lei insomma praticamente diceva, lei in quanto segretaria insomma, libertà di voto ai nostri iscritti, cioè non si è smarcata dalla candidatura di Ginetta Mecchenti in maniera chiara e netta, però insomma quasi tutti l'abbiamo interpretata così. Però ne parliamo dopo la pubblicità. Allora, seconda parte di A Tu per Tu, questo nostro contenitore politico, sempre in compagnia di Davide Faltoni. Questa settimana ospite Ginetta Mecchenti, sindaco del comune di Civitella in Val di Chiana. Era candidata per la presidenza della provincia di Arezzo, ma ha prevalso la candidata del centrodestra, Silvia Chiassai. Insomma, stavamo ragionando un po' su quello che poteva essere accaduto, e insomma, abbiamo detto che il modo di fare politica è cambiato. Ci eravamo un po' lasciati su questo comunicato di Rifondazione Comunista. La segretaria Erika Rampini, pochi giorni prima, una settimana prima del voto, che era il 31 di ottobre, ha inviato a tutte le redazioni questo comunicato stampa dove lei sostanzialmente diceva: votate secondo coscienza, questo era un po' voto libero. Ecco, come si può interpretare un comunicato di un segretario di partito di quello stampo lì? Ritorniamo a quello che ho detto prima, che non c'è più una politica con la P maiuscola. Perché una politica con la P maiuscola che si rispetti, dove le persone che vi appartengono a determinati gruppi stanno su quel gruppo, su quell'area per determinati valori, principi, nel momento in cui c'è una scelta di questo tipo, che era una scelta netta, perché si parlava o di centrodestra o sì, di centrosinistra, quindi o di una candidata che è più attenta, più sensibile a determinati valori che sono tipici di un centrosinistra, in modo particolare di una sinistra come quella che ricordavi tu, rispetto a una destra che quindi giustamente si distingue dalla sinistra, dal centrosinistra per altri valori, cioè secondo me non ci doveva essere il minimo dubbio di dare l'indicazione sul candidato da appoggiare, come ha fatto in modo molto corretto e trasparente Liberi e Uguali. Loro hanno deciso di lasciare questa libertà di coscienza, è una, diciamo, un'operazione molto sibillina che può lasciare aperte mille interpretazioni. Poi io auspico che quei pochissimi candidati che sono venuti, perché al voto ne ha partecipati due, abbiano poi valutato quali erano i valori da dover difendere. Però ecco, come scelta generale non la condivido, perché assolutamente, cioè, ci si riconosce in un'area per determinati principi. Nel momento in cui siamo chiamati a scegliere in modo decisivo, puntuale, chiaro, quale principio andare, diciamo, a sostenere o meno, si lascia la libertà di scelta. Mi pare un po' fare un po' il pietro, lavarsi le mani, ecco. Sì, effettivamente, insomma, forse sì, avessero dato un'indicazione in un senso o nell'altro. Io non è che voglio prendere parti, però direi che il PD, specialmente il PD di Renzi, rispetto alla sinistra ha avuto un atteggiamento a dir poco contrastato, quindi c'è stato uno scontro, insomma le riforme che ha fatto Renzi, da articolo 18, il Job Act, ma insomma c'è bisogno di stare qui a elencarle, molto spesso sono trovate proprio con la sinistra, che non aveva rappresentanti in Parlamento, ma che comunque con la parte più a sinistra della società civile in contrapposizione totale. Quindi direi che io questo credo che sia un'analisi che debba essere fatta, bisogna stare molto attenti, cioè questo voto era un voto con una legge elettorale assurda, ok? Questo voto fatto da questi rappresentanti eletti, oltretutto vorrei ricordare la maggior parte di questi eletti sono stati eletti nel 2014-2015, quando anche nelle nostre zone il Partito Democratico rappresentava il 40% dell'elettorato, forse più, arrivava al 50%. E oggi, se si dovesse votare oggi, io credo che il partito, si è visto nel 2018, quant'era il Partito Democratico nelle nostre... Era quasi sceso sotto il 20 in alcune... Cioè, voglio dire, quindi se stiamo attenti, è vero, vorrei dire che
È proprio sbagliato il sistema con cui viene scelto l'elettorato attivo, eccetera. Quello che è successo, però, anche rispetto alla sinistra, io credo che sia il Partito Democratico, forse dovrebbe cominciare a fare una critica seria e ritrovare un rapporto con la sinistra, con la parte della popolazione più sensibile a questi valori, perché in questo momento continuare con una destra così forte, così, che ha tutto questo appeal, continuare a fare politiche di destra, secondo me non ha senso, perché non ha senso. Cioè, l'elettorato che ha perso il Partito Democratico l'ha persa a sinistra, non l'ha perso di certo a destra. A destra l'offerta politica è ampissima. Quindi io ritengo che quello che è successo, che per molti versi denota questa scorrettezza innegabile, cioè vedi sulla carta i numeri c'erano, però se vogliamo essere obiettivi non sarebbe stato assolutamente in grado di rappresentare il voto dei cittadini, perché se tutti i consiglieri comunali venivano eletti nel 2018, il Partito Democratico il suo candidato non lo poteva presentare, perché non avrebbe avuto più nessun numero. Avrebbe avuto meno, insomma, numeri diversi. Quindi bisognava che anche con la sinistra andava a cercare un rapporto. Invece mi è sembrato che anche tutta questa operazione è stata fatta con la convinzione dell'autosufficienza, dice facciamo con i nostri, noi i numeri ce li abbiamo, facciamo come ci pare, e il candidato è questo, forse, anche se, ripeto, la Fondazione Comunista ci avrà non so quanti consiglieri, l'ha detto adesso. L'EU non so quanti ce ne possa avere, forse erano punti. Erano 3 o 4, quindi alcuni non hanno votato. No. Ecco. Però secondo me, se il Partito Democratico vuol tornare avere un significato a livello nazionale, ma anche a livello locale, bisogna che ricominci a rappresentare quello, i bisogni della gente, perché non è possibile che la Lega di Salvini prenda i voti degli operai, secondo me. Per la prima volta il collegio aretino ha espresso una senatrice della Lega Nord, converrà anche lei che se il prossimo anno alle elezioni la regione, se continua questa situazione, il centro-sinistra la perde. Ecco, questo regione. Risultato sulla sua persona, che anche se abbiamo detto non è stato assolutamente personale, ma secondo lei scatenerà questa riflessione importante dentro al Partito Democratico? Lei la auspica? La cercherà di portarla? O... Io questa la auspico e la auspicavo già da tempo, perché sulle valutazioni che faceva il collega concordo pienamente, però di fronte a una provincia, quindi ci possono essere stati tanti mal di pancia che magari hanno indotto a avere questa posizione, però di fronte a una scelta locale, territoriale, perché non tutti si può scontare poi le pene anche a livello nazionale, c'era da salvare il minimo salvabile per ripartire. Quindi questa comunque non è, secondo me, un attenuante in questa fattispecie. Dopodiché l'analisi che ha fatto lui, secondo me è un'analisi molto corretta, e bisogna smettere di scimmiottare la destra su certi temi, ma portare avanti i nostri temi di sinistra, di centro-sinistra, e riattivare quei canali di colloquio, di confronto con questo elettorato, perché questo è il nostro elettorato, questa è la nostra parte politica. Anche perché insomma le elezioni regionali sono piuttosto praticamente sono arrivate e insomma, cioè, il vento, no, che soffia in Toscana, lo sentiamo. Io non lo so, ma il prossimo anno Firenze non credo proprio che Nardella riuscirà a conservarla, a meno che non ci sia qualcosa a livello nazionale, ma se l'aria è questa, credo proprio che non riuscirà il Partito Democratico a poter avere l'opportunità di conservare il sindaco, perché logicamente, ribadisco, mi sembra oramai, i dati ce lo dicono chiaramente, i livelli in cui è raggiunto la Lega, quindi il centrodestra, il Movimento 5 Stelle, e quindi lo spazio del Partito Democratico oramai è veramente limitato. Ma ribadisco, se il Partito Democratico non torna a parlare a chi, esatto, è senza lavoro, al proprio elettorato, a chi è in difficoltà, a chi pensa che invece il suo elettorato sia e pensa di portare via i voti alla destra, cioè è una follia, perché la destra sa far bene la sua politica, ma molto meglio in questo momento, molto meglio del Partito Democratico, è molto attrattiva e
non c'è nulla da fare, e credo, anzi, mi sembra, oggi è stata approvata, nei giorni scorsi è stato approvato il decreto quello sicurezza, quindi ora vedremo anche questo gli effetti che vedremo, produce, esatto, su, vedremo sulla collettività. Beh, insomma, il ministro Salvini ha annunciato l'arrivo di, no, altre forze dell'ordine, ma, non è solo quello ovviamente. Quando ma... sento un ministro, di, a parte, vabbè, l'abbiamo detto mille volte, come si esprime, come eccetera, ma quando anche sento dirgli, come ho sentito, che ora praticamente ha ridotto da 35 euro per ogni richiedente asilo la portata a 19, e quindi lui sfida, perché ora dice che praticamente lui avrebbe calcolato che da 19 a 35 quei soldi erano come rubati, no, rubati, quindi non facevano più parte del volontariato. Quindi veramente io credo che siamo a delirio, cioè se non c'è nessuno nella società civile che riesce a intercettare il pensiero di tanta gente che questo ragionamento non lo condivide, perché non è vero che non c'è nessuno che non mette in discussione quello che dice Salvini, io credo anzi che c'è molta gente che non lo sopporta, che non lo può vedere, non accetta che lui possa fare il ministro degli interni con quei toni, con quei modi, ma in questo momento questo soggetto non si rivolge di certo al Partito Democratico, anche perché non si sa né chi è il segretario, né chi, qual è la linea politica, non si capisce più niente. Allora, in attesa che questa importante riflessione avvenga all'interno quantomeno del Partito Democratico aretino, poi insomma seguiremo gli eventi, lasciamo questi ultimi minuti insomma a una discussione che invece riguarda proprio Ginetta Menchetti, sindaco, riconfermata nel secondo mandato che finirà nel 2021 se non sbaglio. Ecco, che cosa bolle in pentola da qui al 2021? Insomma, questo è un comune che si è sempre contraddistinto, soprattutto anche per le sue politiche sociali, insomma, per tante attività. Quali sono da qui alla fine del suo mandato, se le possiamo riassumere in pochi minuti, insomma, i punti che i cittadini poi si ritroveranno, ecco, concretizzati? Esatto, continua un impegno importante sul bilancio comunale per il welfare, quindi per il sociale e tutti i servizi per i cittadini, che vanno da noi da 6 mesi a 100 anni. Partiamo da un asilo nido, un doposcuola molto strutturato, piuttosto che campi estivi, centri diurni per anziani, fino ad arrivare all'RSA. Quindi questo è un bellissimo pacchetto di servizio che offriamo ai nostri cittadini e continuiamo ad investirci. Importante sono le risorse che andiamo ad investire in questo mandato per gli investimenti, i lavori pubblici, quindi stiamo davvero portando avanti lavori importanti che i cittadini aspettavano ormai da tempo, perché il nostro è un comune virtuoso, è un comune con un discreto avanzo di amministrazione, abbiamo sfiorato i 3 milioni, e che però fino adesso non era possibile spendere per gli effetti sempre molto, molto complessi dei vincoli di patti di stabilità. Finalmente dall'anno scorso questi vincoli si sono un po' allentati, quindi a comuni virtuosi come Civitella danno la possibilità di poter progettare e andare a fare investimenti. Quindi sono importanti gli investimenti che abbiamo fatto sull'edilizia scolastica, sia nelle riqualificazioni energetiche che miglioramenti sismici. Quest'anno abbiamo inaugurato una nuova sala mensa con un ampliamento di una scuola primaria Arcobaleno, importante, per circa 1 milione di euro di investimento. E interveniamo sulla viabilità, per esempio uno degli interventi tanto attesi dai cittadini della frazione di Ciggiano è l'ampliamento di via Costalvado, e ci siamo impegnati in questo periodo per continuare con gli impegni che avevamo preso, sia in infrastrutture stradali, nuove aree di gioco per bambini, parcheggi e appunto edilizia scolastica, e in modo particolare siamo concentrati anche nel miglioramento della nostra viabilità lenta, dolce, come si dice oggi, quindi in piste ciclopedonali oppure marciapiedi, che però permettano di essere fruiti sia a piedi ma anche da bici. Quindi questo è il nostro impegno maggiore e che contiamo portare a termine entro il 2021, che sarà la conclusione del nostro mandato. 10 anni di amministrazione. Una mia curiosità, Villa Oliveto, che cosa c'è? Villa Oliveto, la ringrazio di avermi fatto questa domanda perché sta nel nostro piano triennale delle opere, si prevede una riqualificazione quindi statica lì, perché il problema è statico, il miglioramento sismico, riqualificazione energetica, chiaramente da riconsegnare ai nostri cittadini come scuola dell'infanzia, perché è un posto bellissimo, oltre che la struttura Villa Mazzi
anzi è una struttura molto bella e diciamo che siamo già al progetto definitivo, quindi abbiamo partecipato ad un bando ministeriale per ottenere risorse con il sblocca scuole e quindi auspichiamo nel 2019 di poter avviare i lavori di riqualificazione e entro il mandato poterla restituire alla cittadinanza o comunque portare avanti insomma molto i lavori di riqualificazione e di recupero. Oh, meno male, perché io il terzo figlio non lo farò, però nel caso che fosse. No, questa è una bellissima struttura che insomma è nella collina di Oliveto e insomma i genitori l'hanno abbandonata a malincuore, però appunto c'erano problemi statici, quindi esatto. Siamo contenti che comunque abbia la destinazione che diciamo per noi cittadini praticamente ha sempre avuto, anche se lì c'è una storia particolare, ma ora sarebbe troppo lungo ricordarla. Il tempo è finito, caro David, sì. Il tempo è finito, rimandiamo la discussione con Ginetta Menchetti, ritornando alle elezioni provinciali, a quando questo confronto avrà portato all'individuazione di questo francotiratore. Chissà se riusciremo a sapere chi è. Comunque, insomma, questo è. Ringraziamo Ginetta Menchetti per questo confronto veramente bello e noi ci vediamo, caro David, la prossima settimana con A Tu per Tu. Arrivederci. Grazie.